Dolcezza ben approdata in Irex e Fornelli. Oggi andremo a preparare le pardulas, tipico dolce pasquale della Sardegna. Iniziamo dalla pasta frolla, versando la farina di grano duro e 00 all'interno di una ciotola. Inseriamo anche l'acqua, lo strutto ed un pizzico di sale. Mescoliamo dapprima con un cucchiaio e poi andiamo ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Puoi decidere di realizzare la frolla anche in planetaria. Io oggi preferisco lavorare a mano, tanto come hai visto non ci vuole molto. Anzi, si fa prima e non si va a sporcare la planetaria, che poi ci serve per il ripieno. Voglio dedicare questa ricetta a tutti i miei amici sardi, in particolar modo a Stefano di Mr. Kitchen in the World. Pronta? Copriamo con pellicola e mettiamo da parte. Intanto andiamo a realizzare il nostro ripieno di ricotta. Nella ciotola della planetaria versiamo la ricotta di pecora, lo zafferano, il tuorlo d'uovo e la scorza grattugiata di limone ed arancia biologici. Ed amalgamiamo il tutto con le fruste fino ad ottenere un composto omogeneo. Ottenuta una bella crema gialla, possiamo inserire gli ultimi due ingredienti di questa ricetta, cioè la farina e lo zucchero semolato. Pronta! Riprendiamo la nostra frolla e la stendiamo tra due fogli di carta forno, oppure, se vuoi proprio fare un lavoro fatto bene, puoi utilizzare la sfogliatrice. Io farò con il mattarello. E dobbiamo ottenere una sfoglia di pochi millimetri. Quindi olio di gomito e la stendiamo molto sottile. Perfetto, dobbiamo ottenere una sfoglia di questo tipo, quindi che si intravedono le dita. Poi prendiamo un coppapasta del diametro di 6 cm, oppure come nel mio caso un bicchiere, e formiamo dei cerchi. La pasta che avanza, ovviamente l'andremo a rilavorare. Dato che con le mani si fa un disastro, ti consiglio di prendere due cucchiaini, così viene più ordinato e non si spreca impasto, perché altrimenti ho notato che si fa un pasticcio. E adesso la parte che mi affascina di più di questa preparazione, cioè pizzicare la pasta. Tutta questione di manualità. Prendiamo, pizzichiamo. Prendiamo, pizzichiamo. Sembrano dei piccoli soli. Che carini! Rifacciamo. Una volta che ci si prende la mano, è più facile farli. Voi della Sardegna, datemi un voto, eh? Sono curiosa di sapere nei vostri commenti cosa ne pensate. Quest'anno voglio fare tantissime ricette pasquali regionali, quindi se ancora non sei iscritto, iscriviti. Le prime sono fatte. Facciamo le altre. Perfetto, a me sono venute 22 pardulas ed adesso le vado a cuocere nel forno statico a 180 gradi per 35 minuti. Ed eccole pronte, decoriamo con miele e zuccherini colorati.